Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa. Non la guerra. Da Assisi Papa Francesco, come San Giovanni Paolo II 30 anni fa e come Benedetto XVI nel 2011, accompagnato da più di 500 rappresentanti delle religioni di tutto il mondo, ha rilanciato la volontà delle diverse fedi di collaborare per una pace vera, non illusoria, non la quiete di chi schiva le difficoltà e si volta dall'altra parte. Lo ha fatto nella cerimonia di chiusura della Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace in Piazza San Francesco, dove ha parlato dopo il saluto del Vescovo della Città del Poverello, Monsignor Sorrentino, l'invito del fondatore della comunità di Sant'Egidio Riccardi ad essere più audaci perché il mondo ha sete di pace e 5 forti testimonianze. Tra queste il musulmano indonesiano Syamsuddin, presidente del Consiglio degli Ulema, che ha ricordato come nel paese con la più vasta popolazione islamica del mondo i musulmani sono convinti che le differenze, anche tra le religioni, sono fonte di ricchezza. Nel suo intervento il Papa ha invitato i credenti di tutte le fedi ad affrontare il paganesimo dell'indifferenza che porta a dimenticare sofferenze e povertà causate dalle guerre cadute nell'oblio. La preghiera, proseguito, ci aiuta a cercare in Dio l'acqua limpida della pace che non può scaturire dai deserti dell'orgoglio e dagli interessi di parte, dalle terre aride del guadagno ad ogni costo e del commercio di armi. Dalla preghiera gli uni contro gli altri, come purtroppo è accaduto nella storia, uomini e donne di diverse tradizioni religiose, ha concluso Francesco, oggi credono e sperano in un mondo fraterno, dove riunirsi e creare concordia, specie dove ci sono conflitti. Perché il nostro futuro è vivere insieme, liberandosi dai fardelli del fondamentalismo e dell'odio. I credenti siano artigiani di pace e i capi religiosi devono rivolgersi ai leader delle nazioni perché non si stanchino di promuovere vie di pace, ascoltando il grido dei poveri e le buone attese dei giovani. Concetti ribaditi anche nell'appello per la pace, letto e consegnato dai capi religiosi ai bambini perché lo portassero ai rappresentanti delle nazioni. Il testo firmato dai leader, Papa Francesco in testa, dopo aver acceso i candelabri, ricorda che la guerra in nome della religione diventa una guerra alla religione stessa e che nulla è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera, anche prevenire i conflitti con la collaborazione. E in una suggestiva luce di un bellissimo tramonto, lo spirito di Assisi è ripartito dalla città di San Francesco con un lungo scambio di un segno di pace.